Ciao a tutti e bentornati sul canale L'Anima dei Libri. Stiamo in questo vlog perché, guardando bene appunto adesso il canale, mi sono reso conto che bisogna comunque aggiornarvi di quello che succede, quindi il canale non è inattivo per la terza volta, perché mi sono reso conto che l'ultimo video, che è una recensione, levando il video della contest dei 300 iscritti, levando quello, l'ultimo video risale a un mese fa. Questo perché? Perché dietro c'è tutto un lavoro qui dietro al canale. E adesso vi voglio spiegare bene il perché e il cosa consiste. Partiamo dal perché. Perché ci sono tanti lavori in corso dietro al canale. Io ho deciso di creare questo canale non per farlo solo mio. Io lo apro, nome mio, ci mancherebbe, però da condividere sulla carta, diciamo, l'iscrizione su YouTube è a nome mio, per carità, però da condividere con altri. Infatti sul canale ci sono i video anche di altre persone, e perché volevo appunto condividere con gli altri e coinvolgere gli altri, e questo è il punto. E volevo portare un tema, ma in modo alternativo, o che è sempre una scommessa, perché feci questa cosa anche con il canale dei videogiochi, a tema videogiochi. Feci comunque sempre delle, erano sempre delle scommesse, chiamola così, no? Non sapevo se sarebbero andate bene oppure no. Tutto sommato posso dire sì, nei numeri tra iscrizioni e visualizzazioni, ok, poi quel canale decisi di cancellarlo. Quindi è lo stesso metodo che uso anche a questo, non perché lì bene o male mi sia andata bene, ma è perché è proprio il mio modo. Ok, aprire un canale, parlare di un tema, che ci sono tanti altri canali che lo fanno, tema libri, però farlo in modo in un modo diverso, e non portare un qualcosa che gli altri già hanno visto, se no non avrebbe senso aprirlo. Negli altri canali che ho visto, che seguo, o che alcuni ho visto ma che non pubblicano video da diversi mesi o da almeno un anno, ad esempio ci sono le solite serie, quelle che i libri che si sono letti durante il mese che è passato, e le uscite che ci sono nel mese corrente, quello dopo, le uscite quindi appunto che ci saranno. Quella è una cosa che, allora, ogni tanto li guardo, però dico, perché portarlo se lo fanno altri? Quindi parliamo dei libri in un altro modo. Le recensioni, ok, quello è normale perché ci sta che si recensiscano anche i libri, e su quello, come potete vedere, la home del canale stanno tutte da una parte, perché non ho voluto metterle tutte dentro, perché se una persona vuole cercare le recensioni solo di libri fantasy o solo gialli o solo horror e così via, può farlo. Tutte le altre rubriche sono messe sotto dopo i video popolari, perché i video popolari aiutano sempre. Se avete un canale, mettete i video popolari, quella parte vi aiuta. Detto questo, poi dopo ho messo sotto tutte le altre rubriche messe insieme, e poi, se andate a guardare bene, ho messo gli audioracconti, perché l'ho voluti rimettere, anche se hanno una media di 10 minuti, tranne uno forse 30, non c'è solo la mia voce, ma c'è anche quella della bellissima, bravissima Stefania, che mi batte 100-0 con la voce, quindi, quindi ci sta. Tornando al canale, allora, come ho già detto, non è inattivo, quello no. Infatti vorrei portare almeno un video a settimana fino al 2022, poi al 2023 arriveranno tutte insieme le novità, al quale appunto sto lavorando. Oppure vorrei anche fino al 2022 due video, quindi recensioni o parliamone, accompagnato da un audio racconto. Quali saranno le novità al quale appunto sto lavorando? Le rubriche rimarranno recensioni, parliamone, e anche la top 10, quelle rimarranno, per quanto la top 10 l'abbia usata solo due volte, però rimarranno. E quali sono le novità? Allora, un'altra rubrica che vorrei aprire è autori e personaggi. Questo, che cosa ci sarà in questa? Dei video dove parlerò della storia, proprio della vita degli autori, degli scrittori, sicuramente tra quelli più famosi, ma anche di personaggi che so, la Sherlock Holmes, potrei dire la storia qual è di Sherlock Holmes, del perché è nato, con dei dettagli, sperando di trovare anche delle chicche, delle curiosità che possano appunto interessare. Un'altra che verrà probabilmente usata meno, ma che vorrei portare, è l'unboxing.
Allora, unboxing, non unboxing del quello che ho comprato, chissà cosa c'è dentro, lo so, l'ho comprato, grazie. Non tanto gli acquisti che faccio così su online, ma mystery box, quelle vorrei portarle, ovviamente a tema libri, con delle incognite. Mi è capitato che mi è scappato, porca miseria, tra le mani una mystery box a tema horror. Purtroppo mi è scappata, dove con 15 euro 3 o 4 libri e non si sapeva quali, insomma. Peccato. Un'altra che ho usato solo una volta, ma non l'ho mai considerata la categoria news, che vorrei anche cambiargli i nomi e vedere se posso, se ovviamente mi verrà in mente qualcosa e quindi quella categoria o sparirà per sempre o cambierà nome. Un'altra che vorrei portare. L'ho chiamata al momento, forse non so se gli lascerò questo nome, Good Morning Lettori. Allora, può essere vista come una rubrica Parliamone bis, ma con due approcci diversi, perché in Parliamone c'è tutto quello che esclusivamente riguarda la lettura, e solo quella. Nel Good Morning Lettori vorrei parlare anche di notizie, attualità, accompagnati sempre dai libri, insomma. È un qualcosa che io apprezzo anche che in quei pochi programmi, raramente io vedo la televisione, ma quei pochi programmi che vedo, si parla di alcuni argomenti e vengono poi accompagnati da dei libri che vengono consigliati. È una cosa che vorrei fare anch'io. Poi ovviamente c'è questa rubrica vlog, più quella della musica per leggere, e c'è anche quella delle live. Mi piacerebbe tanto fare delle live e non da solo invitare delle persone. E mi piacerebbe tanto farle questo. Cosa c'è dietro anche di lavoro? Sempre se posso farlo questo, se sarà facile, insomma, a ogni rubrica dare la sua intro. Voi come aprite il video c'è la solita intro del canale. E vorrei per ogni rubrica metterne una, che è proprio di quella rubrica e basta. Delle altre già ho lavorato sulle copertine, quello che devo fare è l'audio racconti e trovare delle copertine adatte. L'altro lavoro che non si vede è quello appunto quello che c'è dietro ad ogni video. Io faccio sempre il paragone col canale di videogiochi e quello è facile, si registra mentre si gioca, bisogna essere bravi a intrattenere e ok. Qui invece è completamente diverso. Perché dietro ad ogni mio video c'è un testo che io scrivo da zero, che devo scrivere da zero, poi lo modifico, lo adatto bene, dico sì, come quello che scrivo nel foglio è già vedo me davanti alla webcam che parlo. Quindi devo sistemarlo bene, poi lo stampo, me lo prendo e comincio poi a fare i video. Un'altra cosa che mi sta facendo smadonnare tantissimo, ma veramente tanto, è il background, l'animaccia sua. Non ne trovo uno adatto. C'è ancora l'unico che c'è sempre stato con i nomi nostri: Luca, Francesca, Benedetta e Susanna. Non ci sono mai state quelle poracce di Stefania e Scila, perché non ho mai trovato un'immagine adatta per il background di YouTube. Sono una ciofeca con la grafica, quindi cerco di trovare un qualcosa già lì che devo solo modificare qualcosina, niente di che, insomma, anche con Photoshop per carità. Però, essendo una ciofeca, ho molti limiti e non sono mai riuscito a trovarla. È l'unica cosa che mi manca. Cioè, quella mi sta facendo sudare veramente tanto. Ora, detto questo, ringrazio chi comunque si è iscritto ultimamente, chi tramite i video o anche tramite il contest si è iscritto, e anche questo come nel video del contest che vinca il migliore, anche se non è finito perché tanto questo video uscirà, sì, se te vuoi aprire il calendario, ok, questo uscirà il 7 e mi pare il 17 finisce l'iscrizione, quindi avete ancora tempo per farlo se avete un canale e volete partecipare. Per questo vlog è tutto, credo di aver detto tutto quello che avevo da dirvi sugli aggiornamenti del canale, perché mi sembra brutto che ogni tanto faccio video, poi uno si interrompe, ma c'è tanto lavoro dietro da fare al canale al quale vorrei dargli una struttura come si deve a quello che è il mio obiettivo. Poi devo dire che la mia vita privata non aiuta, dato che è sempre incasinata e quando sistemo un qualcosa, quel qualcosa si distrugge anche altro, quindi insomma.
devo dire che non è molto facile, anche perché fare questi video deve essere un hobby, deve essere un divertimento e bisogna rilassarsi. Se qualcosa mi stressa è un problema e passa la voglia, onestamente, di fare il video, di leggere, di fare tutti gli hobby che sono i miei. Quindi, per questo video è tutto. Da Luca, un bacio e un abbraccio. Ciao.